vi consegna, possiamo anche sedere. L'emozione è tanta e quindi ho scritto così da essere semplice, breve, succinto e compendioso. Innanzitutto voglio rivolgere un saluto al vescovo, ai sacerdoti, al fratello Don Antonio, alle autorità civili, militari, presenti, alle arciconfraternite, alle associazioni, ai responsabili dei musei locali, ai docenti e gli studenti del liceo scientifico Gaetano Salvemini, agli organi di stampa e a tutti i fedeli presenti questa sera. In particolare saluto e ringrazio il vescovo Monsignor Alfano, Francesco Alfano, vescovo della nostra chiesa. La sua presenza è un dono e anche una carezza nella situazione difficile. Sentire che il vescovo è presente ti accompagna, ti sostiene, ti fa andare avanti. Poi ringrazio l'Arma dei Carabinieri, nello specifico il Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, messo di ritrovare i pastori. Un saluto particolare ai bambini che siedono al primo banco, i figli dei nostri eroi. Come dire, i carabinieri sono un po' come i preti, sono votati in una missione, siate orgogliosi dei vostri papà. Poi, in particolare, saluto e ringrazio la Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e le persone della Sovrintendente Dottoressa Teresa Elena 54, dell'architetto Valeria Fusco e del Dottor Giovanni Barrella, che è presente. Il Sindaco del Comune di Sant'Agnello, Dottor Pier Giorgio Sacristani, la Giunta e il Consiglio Comunale. Ancora saluto e ringrazio il dottor Aniello Gargiulo, comandante della Polizia Locale, la dottoressa Anna Granata, responsabile comunale per le attività culturali, l'artigianato e il marketing territoriale, il geometra Francesco Ambrosio, responsabile comunale per i servizi pianificazione territoriale, beni culturali, ambientali e paesistici, i maestri restauratori Agostino Russo e Federico Iaccarino, i maestri presepisti che hanno curato gli allestimenti, il maresciallo dei vigili Francesco Gargiulo, autore del romanzo Una stella spuntò su Betlemme, edito da Carello Editore. Consentitemi ora di esprimere un particolare ringraziamento ed apprezzamento al Rotary Club Sorrento, quest'anno presieduto dal dottor Giuseppe De Simone. Il Rotary, un'organizzazione internazionale di service, si è dimostrata particolarmente sensibile ed ha aiutato la nostra parrocchia nell'iniziare l'opera di restauro dei pastori. Ma non solo. Insieme ai giovani del loro Interact ed in collaborazione con il liceo Gaetano Salvemini di Sorrento, il Rotary ha collaborato e sostenuto un piccolo progetto didattico culturale che ha portato alla realizzazione di opuscoletti che questa sera verranno distribuiti a tutti voi presenti in ricordo di questo evento unico. Come parroco, avverto poi il bisogno di ringraziare tutte quelle famiglie di Sant'Agnello particolarmente sensibili e che silenziosamente hanno voluto offrire il loro grazioso contributo. Infine, con animo colmo di gratitudine e di riconoscenza, rivolgo un sentito ringraziamento per la stima e l'affetto ad una persona, ad un sacerdote, ad un parroco di questa nostra parrocchia, Don Giovanni Aponte, che a questa chiesa, alla sua chiesa, proprio per accompagnare e rinvigorire la letizia di questo ritrovamento, ha voluto aggiungere la gioia di donarci i suoi personali puntini di famiglia, tutti risalenti al XVIII secolo, pezzi unici di eccezionale fattura, bellissimi e preziosissimi, e che potrete ammirare nel presente. Prima però di giungere al momento tanto atteso della riconsegna dei nostri pastori nell'ordine, chiedendo a ciascuno di loro di alternarsi qui a Lambone, passo la parola per un brevissimo intervento, innanzitutto al dottor Pier Giorgio Sacristani, sindaco di Sant'Agnello, poi al dottor Giovanni Barrella, sovrintendente archeologico delle belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, al dottor Giuseppe De Simone, presidente del Rotary Sorrento, a Franco Gargiulo, autore del romanzo Una stella spuntò su Betlemme, che ad ogni famiglia presente questa sera verrà distribuito come dono di questo giorno. Ed infine lascerò la parola conclusiva al maggiore Gian Paolo Brasili,
Brasili, comandante del nucleo tutela del patrimonio culturale di Napoli, che al termine del suo breve intervento ci scorterà con i suoi uomini alla navata destra, dove, accompagnati dal canto di Quando nascette l'inno eseguito dalla nostra corale, scopriremo i pastori che, grazie ai carabinieri, sono finalmente tornati a casa dopo 18 anni. Pastori che saranno consegnati e benedetti dal nostro vescovo Francesco. A seguire, per chi vorrà, sarà un rinfresco di saluto in congrega offerto dal Bar De Maio, dal Bar Pina, dal Bar Turist, dalla pasticceria Chiara, dalla pizzeria Miami, dal ristorante Il Buon Boccone, il panificio De Palma e il supermercato Superò, che ringrazio. Ora in ordine, prima il sindaco, il dottor Pier Giorgio Sacristà. Cosa dire? Veramente, come diceva il nostro vescovo, oggi è una giornata di felicità, di gioia, perché ritornano nel nostro presepe i pastori. Dopo tanti anni, come una metafora della vita, dopo una lunga peregrinazione, giungono questi pastori, giungono a rivedere la nascita del nostro Signore. Ecco, quindi per noi è un momento di grande gioia, perché il presepe per noi è qualcosa di fondamentale, di importante, rappresenta la nostra tradizione cristiana, rappresenta i nostri valori cristiani, rappresenta il rinnovarsi di un mistero che è il mistero della vita. Ecco perché noi siamo veramente felici, e siamo felici come comunità presente, ma io immagino anche la felicità che ci guarda dall'alto, dalle tante persone che nel corso degli anni hanno voluto omaggiare il nostro presepe. Quindi veramente io voglio ringraziare il nucleo dei carabinieri di tutela ambientale, perché oggi, oltre ad essere un giorno di letizia per la nostra comunità, per i pastori ritrovati, anche il giorno di trionfo della giustizia. Ecco, i valori della cristianità, i valori della giustizia sono i valori che ci accompagnano nella nostra vita. Ecco perché io dico veramente grazie, grazie ai carabinieri, grazie a Rotary che ha contribuito, dopo il maestro, il dottor De Simone spiegherà anche la sua opera, grazie ai maestri restauratori, ma grazie soprattutto a don Francesco, a don Natale, a don Antonio, al nostro vescovo. Veramente oggi è un giorno di felicità e di letizia per tutta la nostra comunità. Grazie. Scultori, uno tra questi è il famoso
pastori rappresentati con la testa in crina e poi gli occhi erano in cristallo, gli arti erano in legno e poi erano posti su dei manichini formati da fili di ferro con la scoppa legati con dello spago e poi vestiti con la seta, i più importanti con la seta di San Leo. Ecco l'importanza di questi pastori settecentisti. Poi chiaramente nel corso del tempo, nell'Ottocento, si andava sempre più perdendo questa tradizione e quindi usando delle ideologie o dei manufatti meno moderni, diciamo. E quindi dagli occhi anziché il cristallo sono diventati vetro, gli arti sono diventati di creta, e poi finite nell'Ottocento, nel Novecento, tutti i pastori, sapete, erano diventati tutti di creta. Questo è per dire anche ai bambini, diciamo, come sono fatti questi pastori. E quindi stasera siamo tutti felici che i pastori sono ritornati tra di noi, ringraziamo il nucleo tutela che ha reso possibile questa azione e l'ultima preghiera è proprio quello di ciò è stato possibile proprio che i pastori erano stati catalogati e questo è importante, la conoscenza del patrimonio artistico è importante sia per la tutela e sia per la valorizzazione. Vi ringrazio e scusate, ho cercato in poco parole di distinguere, di farvi vivere questo momento. Grazie. Per noi è fonte di gioia e di soddisfazione.
siccome poi siamo tutti entusiasti di vedere come i maschi presepali hanno allestito, io direi